Per me sono i più difficili, senza il paradosso, perché giochi contro una squadra che parte 0-0, con una squadra che i numeri la dicono ben lunga, li sapete già perché li ho già menzionati in settimana, però li ridico, una squadra che ha subito un solo gol più di noi. Quindi voglio dire che la fase di un possesso la fa molto bene, ho potuto vedere questa squadra qua che non conoscevo, ho visto le sue ultime partite, con squadre anche importanti, tipo la Casertana, l'ultima partita che ha vinto. E quindi è una squadra che sono 5 domeniche, mi sembra, che non subisce gol, viene da 9 risultati utili consecutivi. Quindi io toglierei il paradossalmente, perché credo che sia domani sera per noi sarà una partita non semplice, come d'altronde lo sono tutte, però siamo pronti, perché ragazzi, ho spiegato un po' la squadra che andiamo a incontrare e tra un po' gliela faccio vedere per bene, anche se ne abbiamo già parlato. Una squadra molto giovane, ha un giocatore dell'88, l'unico giocatore dell'88 che è più vecchio, che si chiama Tortori, e tutti gli altri sono giocatori di 20, 21, 22 anni, 23 anni. Una squadra molto molto giovane. E quindi è una squadra spensierata, senza molte pressioni, o comunque se hanno le loro pressioni, l'allenatore è stato molto bravo a cementare questo gruppo e a far sì che magari viva di situazioni positive, di entusiasmo, perché la squadra che andremo a incontrare è una squadra molto compatta, molto solida, si difende con tutti gli effettivi. Corre molto, corrono tantissimo e quando ripartono sono molto molto pericolosi, quindi va da sé che non sarà una partita molto semplice, questo ne sono straconvinto. Se stiamo concentrati, se facciamo la partita nella maniera giusta, cioè da concentrati, da applicati, da umili, che non vuol dire umili, non lo so, magari qualcuno intende per umiltà il voler stare troppo guardinghi o troppo attento, l'umiltà vuol dire essere consapevoli delle proprie forze, rispettando gli avversari e sapendo quello che si può fare, quello che proviamo e quello che dobbiamo fare. Questo per me era chiudere il termine di umiltà. Quindi se domani sera raggruppiamo tutte queste capacità che abbiamo, allora sarà una partita meno difficile di quello che si possa immaginare, altrimenti può diventare una partita molto molto difficile, molto, sottolineo molto, questo ne sono straconvinto. Il campionato lo insegna.